La New York Public Library, all'angolo tra la 42esima strada e la Fifth Avenue di Manhattan, è la terza più grande biblioteca degli Stati Uniti. Dalla fusione di due importanti collezioni librarie, la Astor Library e la Lenox Library, si sviluppò il progetto della New York Public Library, che fu inaugurato nel 1911 e che può essere considerata a tutti gli effetti un tempio della cultura. Tra i testi di maggior valore sono custoditi qui una Bibbia di Gutenberg, una lettera scritta da Cristoforo Colombo nel 1493, la prima edizione dei manoscritti di Shakespeare e una copia della Dichiarazione di Indipendenza scritta dal presidente Thomas Jefferson. Al pari di Grand Central Terminal, la biblioteca rappresenta uno dei capolavori di Beaux-Arts realizzati a New York. Il suo maestoso ingresso è difeso da Patience e Fortitude, i due leoni in marmo che scrutano chi si accinge ad entrare. In pochi sanno che i due leoni, come la statua di Lincoln a Washington, furono scolpiti dallo studio italiano Piccirilli, il più rinomato laboratorio di scultura del tempo. Fu poi un altro italo-americano, il sindaco Fiorello LaGuardia, a battezzarli Pazienza e Forza d'Animo. Una volta salita l'imponente scalinata avrete accesso alla Astor Hall, l'elegante atrio d'ingresso. Potrete visitare la biblioteca liberamente, ma molti consigliano di prenotare delle visite guidate gratuite per apprezzare a fondo questa istituzione newyorkese. La New York Public Library è gestita privatamente da un'associazione senza scopo di lucro con una missione pubblica che opera sia con finanziamenti pubblici che privati. Salite ai piani superiori e raggiungete la McGraw Rotunda, poi entrate nella Rosemary Reading Room attraverso la sala dei cataloghi, dalla quale si può godere di una vista particolare dell'Empire State Building. La Rose Reading Room è la principale sala di lettura della biblioteca. Mentre la attraversate in rigoroso silenzio, alzate lo sguardo verso il sontuoso soffitto a cassettoni, caratterizzato da enormi lampadari e da uno splendido cielo affrescato. Aggiratevi tra i corridoi e fate attenzione ai dettagli, incisioni, statue, lampadari. Particolarmente interessante è anche la sala delle carte geografiche. È presente infatti una collezione di oltre 430.000 mappe e 16.000 atlanti e libri sulla cartografia. La Biblioteca Pubblica di New York ha diverse sedi in tutti i distretti e rappresenta una delle principali infrastrutture della città. È possibile prendere libri in prestito, ma anche visionare articoli, mappe, video, file audio. In totale, la collezione della New York Public Library conta oltre 53 milioni di articoli, con oltre 20 milioni di libri e 120 chilometri di scaffali, un numero superato soltanto dalla Biblioteca del Congresso e dalla British Library. La New York Public Library è un luogo davvero accogliente. Molti studenti si recano qui per consultare testi, ma anche per scrivere e leggere i quotidiani. Sono diverse le sale accessibili anche ai non iscritti, che possono fermarsi a leggere un libro ed accedere al wifi gratuito. Ogni mese negli spazi delle library vengono allestite delle mostre temporanee degne di un vero e proprio museo. All'altissima qualità del patrimonio letterario custodito corrisponde infatti un servizio bibliotecario efficiente e invidiabile, che all'offerta incommensurabile di libri affianca proposte culturali e corsi gratuiti. È d'obbligo una tappa al negozio della biblioteca, dove troverete molti gadget di qualità, ma anche libri, cartoline e accessori con riferimenti letterari. La New York Public Library è stata inoltre scelta come set cinematografico di numerosi film. Tra i tanti possiamo citare Colazione da Tiffany, Ghostbusters e Sex and the City. Quando avrete terminato la visita della biblioteca, vi consigliamo di fare una pausa a Bryant Park, uno dei più bei parchi di New York, che si trova proprio alle spalle della library.